Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata qui su Bridges of Light. Questa sera abbiamo un ospite veramente particolare, un egittologo. Non abbiamo mai trattato ancora l'argomento dell'antico Egitto e l'ospite che sto per presentarvi ha scritto numerosi libri sull'Egitto e quindi questa sera siamo veramente contenti. So che di tante persone che mi hanno scritto per chiedermi se potevano chiedere qualsiasi domanda, ho detto di sì, per cui prima di cominciare con le domande e cominciare con l'intervista, io vi presento il nostro ospite qui con noi oggi, che è Marco Rocchi. Ciao Marco, buonasera, come stai? Ciao Gaetano, buonasera a tutti, sto bene, sto molto bene, sì, grazie, Bene. grazie. Marco, mentre aspettiamo che un po' di persone si collegano, allora io vorrei prima stavamo parlando, mi hai detto che pensate che Marco è un egittologo che legge i geroglifici, quindi è un egittologo indipendente, mi diceva, per cui adesso magari ci spiegherà che cosa significa, ma legge i geroglifici che ovviamente per noi sono solamente simboli, figure, e quindi chiediamo a Marco da dove prima di tutto è arrivata questa passione per l'Egitto. Ma guarda, sin da bambino, guardando magari certi film come I 10 Comandamenti o film storici di questo tipo, Antonio Clopatra, eccetera, eccetera, è cominciata sin da bambino, poi si può dire che è esplosa guardando I Predatori dell'Arca Perduta. Non a caso il mio primo libro tratta proprio vediamo se riesco a fartelo vedere, Esodo, un progetto egizio. Le testi delle piramidi dell'Antico Testamento tratta proprio della ricerca storica del Mosè, storico, appunto, mi ripeto, nell'Antico Egitto. E quindi poi da lì ho cominciato a studiare e appunto sono arrivato a studiare anche la lingua geroglifica. E dicevamo prima in privato, il geroglifico è un mondo a sé, che all'interno dei propri segni nasconde tante, tante verità. Certo, posso immaginare. Allora, Marco, io diciamo che ti ho conosciuto prima attraverso Adriano Forgione, che è stato nostro ospite qualche settimana fa e ci ha parlato dei cerchi del grano e lui mi ha detto che voi fate dei viaggi in Egitto bellissimi, andate in posti dove nessuno può entrare, quindi sicuramente una gran parte dell'audience che ci segue questa sera, che ha seguito anche la sua intervista, magari faremo un pensierino al vostro prossimo viaggio. Io sicuramente avevo pensato di venire. Però adesso parliamo con te. Parliamo con te perché sei una persona affascinante, soprattutto perché parli dell'Egitto e di questo misterioso continente. Per cui cominciamo prima a parlare del tuo ultimo libro che ci hai appena mostrato e poi parleremo del primo tuo libro e così andiamo avanti aspettando anche le domande dai nostri videospettatori. Allora, questo qui che ti ho mostrato adesso è il primo in verità, e sarebbe Esodo, un progetto egizio, appunto la ricerca storica del Mosè. E invece l'ultimo, purtroppo non ho qui da fartelo vedere perché li ho venduti tutti, quello veramente va a ruba. Ogni qualvolta faccio una conferenza, una presentazione, quei libri lì vanno a ruba. E l'ultimo si intitola Sfinge, l'alba delle origini, e parla delle nostre origini, oltre che delle origini della spiritualità. Sono partito scrivendo quel libro andando un po' a farmi delle domande, poi sono le domande un po' tutti ci facciamo, no? Cercando di dare, tra virgolette, un nome e un volto a Dio, chiamiamolo così. E quindi da questa ricerca poi sono entrato all'interno dei testi esoterici egizi, della tradizione egizia. I testi esoterici egizi sono veramente una miniera di informazioni se si va alla radice del geroglifico. La tradizione egizia poi in qualche modo è arrivata fino a noi, trattata dai greci.
però diciamo che dal testo originale non è molto conosciuta. Ci sono alcuni testi come il famoso Libro dei Morti, che poi in realtà questo lugubre nome non è quello reale, ma si chiamerebbe il Libro dell'Uscita alla Luce del Giorno, vedi che già una traduzione corretta da un'altra dimensione di questo libro. E ce n'è un altro molto bello che si chiama Imiduat, cioè il libro di ciò che sta nell'aldilà. In questo nome Duat risiede il cuore del libro. Sono partito parlando di Dio, la parola Dio che noi utilizziamo ci deriva dal latino, e la radice di questa parola è luce. La stessa radice la troviamo nella parola Duat. Duat ha la stessa radice, luce. Quindi sono andato alla ricerca di questa luce, di questo splendore, che risiede appunto all'interno di questi testi magici. Bello, senti, sai che noi qua parliamo, nel nostro gruppo Bridges of Light, parliamo spesso dell'aldilà e di quello che c'è nell'aldilà, abbiamo diversi esperti su questo argomento. Che cosa dicono gli egiziani? Che cosa tu hai trovato nei testi sacri? Ebbene, gli egizi parlavano, si può dire, esclusivamente dell'aldilà. Questi testi descrivono il percorso di trasfigurazione che porta da ciò che è il corpo morto, quindi il corpo in decadenza, il cadavere, a la luce. E quindi sarebbe quello che poi la tradizione ebraica chiama la mistica del carro. Quindi i testi egizi parlano di questo percorso che è sia un percorso di purificazione che di trasfigurazione. C'è una un'identificazione con la divinità, quindi il defunto diviene come Dio, perché Dio in questo caso si fa carne e corpo morto ed arriva nel cuore di questo percorso ad incontrare l'altro se stesso, che si è già fatto carne ed è morto, che è Osiride. I due si uniscono, si fondono, quindi Ra si fa carne, corpo morto, Osiride è come se facesse un percorso, invertendo il corso del tempo, si unisce a Ra, questa fusione crea quell'energia necessaria per creare la trasfigurazione e portare così il defunto a risorgere come il sole. Attenzione, perché quando si parla di divinità, spesso sento dire che Ra, oppure Aton, del famoso Akhenaton, è il sole. In realtà è il defunto che diviene come il sole che sorge all'orizzonte orientale. Quindi c'è un'identificazione fra il defunto che risorge e l'alba. Altra cosa interessante, importantissima, legata a questo concetto, è che l'alba per gli egizi raffigurava esattamente il primo tempo. Loro lo chiamavano lo Septeti, cioè la prima alba. Quindi per gli egizi ogni alba era come la creazione, e quindi ogni resurrezione era come la creazione. Le energie impiegate sono le stesse. Il defunto diviene un dio, e come dio muore, si purifica e risorge. Questo è il percorso in grandissime linee che si trova all'interno di questi testi. Bene, interessante. E quindi continuando con la tua... Ah, qualcuno ci ha scritto questa domanda. In questi giorni pare abbiano scoperto una città d'oro in Egitto. È vero questa notizia? Allora, come sempre quando c'è Zaki Hawass di mezzo, tutto diventa d'oro e tutto diventa incredibile. Voglio un po' sfatare l'importanza di questa notizia, perché in realtà queste vestigia erano già affiorate negli anni 30 e ci sono pure delle foto. Ovviamente negli anni hanno continuato a scavare, ci hanno lavorato, tante cose sono venute fuori. Oggigiorno quello che diamo magari molta più importanza ad altri aspetti dello scavo, prima si cercava il tesoro, per intendersi, fra virgolette, oggigiorno si va a ricercare nella vita quotidiana, negli strati della vita quotidiana, quante più notizie possibile, poi ci fanno capire come vivevano gli antichi egizi. Quindi è una notizia importante, perché è un grande insediamento. È una notizia importante perché ha a che fare, non so se lo conosci Gaetano, con il famoso faraone detto l'eretico, Akhenaton. Certamente. Che per molti fu l'inventore del monoteismo, non è vero nemmeno questo. Akhenaton non fece altro che riportare la tradizione alle origini, perché poi magari parlando scopriremo che
In realtà gli Egizi, udite udite, non erano politeisti. Il politeismo in realtà non esiste, a meno con gli Egizi. Tutto nasce da un uno che si fa due, che si fa quattro, quindi abbiamo un uno che si fa molti. Quindi tutte queste divinità sono semplicemente espressioni, lati del carattere, aspetti, arti del creatore che non si manifesta, ma si manifesta attraverso queste divinità, questi Nesheru. Akhenaton fece questo, riportò la religione alle origini, aprì i templi, anche proprio fisicamente tolse le architravi dai piloni, aprì i templi a tutti, al popolo che invece successivamente non avrebbe più potuto avere questo privilegio, e praticamente democratizzò, diciamo, aprì il culto a tutti. Ecco, quindi questa città ha a che fare con questo misterioso faraone che poco prima del suo trasferimento, Akhenaton abbandonò, diciamo, la capitale religiosa che era l'antica Tebe, l'attuale Karnak, e si spostò nel deserto più a nord. Prima di questo trasferimento Akhenaton ha fatto capo a questo luogo che è stato riportato, diciamo, alla luce nel periodo in cui era ancora in coreggenza col proprio padre, il grandissimo faraone Amenhotep III. Quindi i due insieme erano in questo luogo. E quindi tutto quello che verrà scoperto da qui in avanti sarà comunque di grande importanza, perché questo è un periodo della storia ancora abbastanza misterioso, perché purtroppo quello che accadde dopo fu che Akhenaton fu spodestato, il clero di Amon riprese il sopravvento e tutti i monumenti di questo re furono cancellati, tutti i suoi nomi furono erasi e le sue statue furono spezzate, cercarono di cancellarlo dalla storia. Ironia vuole che i blocchi dei templi da Akhenaton che furono smontati dalla sua città, la sua città chiamata Orizzonte di Dio, Akhet Aton, furono utilizzati per fare il riempimento dei piloni di Karnak. Cosa è successo? Con il tempo i piloni sono caduti e tutti questi blocchi che erano di Akhenaton sono tornati alla luce. Quindi lentamente avremo modo di ricostruire con un puzzle la storia di Akhenaton. Interessante. Senti, qualcuno mi chiede: il concetto di resurrezione si può accostare a quello di reincarnazione? Allora, no, sono due cose completamente diverse. Gli Egizi spiegano anche molto chiaramente, durante questo percorso ci dicono che il corpo resta alla terra, sta alla terra, e l'anima sta al cielo. Prendiamo l'esempio di Osiride, che sarebbe il primo morto risorto, cioè fu colui che insegnò la via verso la luce. Osiride ha un percorso, muore perché viene tradito, viene imbalsamato, ecco la nascita della tradizione dell'imbalsamazione, viene imbalsamato e viene con la magia, tra virgolette, in realtà con l'amore e le preghiere della sorella e moglie Iside e dell'altra sorella Neftis, riportato a nuova vita. Ma cosa succede? Questa coppia, tra virgolette ormai, Iside e Osiride, dà alla vita un figlio che si chiama Horus, il falco. Horus rappresenta in realtà la vittoria della luce sul buio della morte. Quindi questo falco che vola e se ne va lontano, mi richiama il suo nome, è sempre parte di Osiride stesso. Ma il corpo di Osiride resta sulla terra a regnare nell'oltretomba, in quella Duat che abbiamo prima detto. Quindi l'essenza di Osiride, e quindi tutti i defunti dopo, viaggerà fra le stelle, diverrà stella fra le stelle, quindi diverrà stella lui stesso e farà parte di gruppi di stelle eccelse, splendenti, chiamati Ahu. Il discorso di reincarnazione non è spiegato nella concezione, nella cosmogonia egizia. Ci possono essere dei riferimenti, magari quando si parla di alcuni componenti dell'anima, che magari possono essere identificati con il Ka, che è una sorta di particella di luce donata dal creatore, messa nell'uomo, e che è quella parte energia che permette all'essenza del defunto di staccarsi dalla terra e raggiungere il cielo. Questo Ka va alle stelle, ma è anche in grado di tornare sulla terra.
così come il Ba, che è un'altra componente, che può andare e tornare. Allora, in questi concetti forse qualcosa, anche se non è un concetto esplicito, lo troviamo anche perché i faraoni in un certo senso se lo passavano questo Ka. Quindi qui forse questo passarsi in terra questa scintilla di luce proveniente dal cielo può in qualche modo richiamare, sì, qui sì, il concetto di reincarnazione. Ok. Senti, due persone diverse mi hanno parlato della maledizione dei faraoni. Ma che cos'è questa maledizione dei faraoni? Perché io in realtà l'ho sentita solo per quando hanno trovato la tomba di Tutankhamon, che apparentemente la leggenda vuole che tutti quelli che l'hanno trovata poi sono morti un po' per morti misteriose. Ma che cos'è questa? Non avevo sentito della maledizione dei faraoni. Che cos'è? Ma in realtà non esiste. Cioè è una cosa che è uscita fuori, appunto, come hai detto te, con la scoperta della tomba di Tutankhamon nel 22. Però non c'è niente di reale, anche perché per me è una benedizione, nel senso che sono più là che qua, ora purtroppo non ci posso andare, fosse vera questa, vi posso assicurare che l'Egitto si sta benissimo, ma veramente benissimo, e non ci sono maledizioni, fu una serie di concause portarono alla morte di qualcuno dei componenti di quella spedizione, poi se andiamo a vedere in realtà morirono tutti in un'età abbastanza avanzata, e a parte il magnate, questo Lord Carnarvon, che fu colui che finanziò la spedizione degli scavi, che morì in circostanze lui sì abbastanza strane, morì di setticemia in seguito, sembra una puntura di insetto all'interno della tomba, poi radendosi, però in realtà è tutto molto ammantato da leggenda, in realtà non mi risulta, diciamo. Okay. Senti, sono molto incuriosito e affascinato ovviamente da questo argomento, ma addirittura anche dal fatto che tu entri in una tomba e puoi tradurre tutti i geroglifici che si sono sulle mura. Ci vuoi raccontare questa cosa? Io la trovo una cosa affascinante, proprio tantissimo. Non è che c'hai una striscia di geroglifico che ci puoi tradurre, mostrare, magari una cosa bella, che ne so. No, qui strisce di geroglifici non ne ho. È indubbiamente bello, anche perché entrare in una tomba significa veramente aprire un libro, no? Guarda, faccio l'esempio della piramide di Unas, che poi si dice nelle piramidi non ci sono testi scritti. Non è vero. Allora, nelle piramidi della quarta dinastia, le più famose, magari se vuoi parliamo anche di quelle, Cheope, Chefren, Micerino, a Giza, le piramidi della quinta dinastia e sono successive, ci sono tanti testi, questi sono chiamati testi delle piramidi e sono il testo religioso più antico al mondo mai rinvenuto. Quindi il poter entrare dentro e capire anche il percorso che faceva, questo lo facciamo normalmente quando facciamo i nostri viaggi, il percorso che faceva il sacerdote lettore che accompagnava l'anima, idealmente l'anima del defunto lungo le pareti, e capire come si sviluppava questo percorso, quindi dalla camera del sarcofago, che poi è paragonabile a quello che può essere il nigredo in alchimia, quindi il nero, la parte pesante, si stacca, passa per l'anticamera, che è paragonabile all'orizzonte, quindi il defunto si affaccia all'orizzonte. C'è questa unione, come ho detto prima, fra la luce e il corpo morto. Il defunto ha con il sacerdote lettore un inchino verso oriente, quindi guarda direttamente verso la luce dell'alba, si gira verso le stelle imperiture del nord e spara come un cannone l'anima del defunto verso le stelle eterne, cioè quelle che non tramonteranno mai. Ecco, tutto questo percorso era animato realmente da questo sacerdote lettore chiamato Harihadet, che aveva il ruolo di leggere con la giusta intonazione, con la giusta velocità questi testi, perché ognuno di questi era un portale e quindi aveva accesso a un particolare tipo di vibrazione che doveva essere utile appunto al defunto per dargli l'energia, e insieme a quell'energia che abbiamo prima rammentato, cioè il Ka, era in grado di farlo staccare e di farlo andare verso
le stelle in perituri. Quindi è un'esperienza sicuramente bella e divertente. Guarda, l'ultima volta che sono stato giù siamo entrati in una tomba che non era ancora aperta al pubblico, è stata scoperta da poco. Si chiama, il proprietario di questa tomba si chiama Mehu, ed era uno di questi sacerdoti lettori dell'antico regno. Quindi per me entrare dentro la tomba di uno di questi sacerdoti lettori è stato un'emozione veramente incredibile, veramente incredibile. È molto bello, è un viaggio con noi, con me e Adriano. Io ve lo consiglio, non perché ci sono io, ma perché accediamo a luoghi che normalmente sono chiusi al pubblico. Ovviamente abbiamo più visioni, perché abbiamo con noi la guida egiziana che ci parla, ci racconta della storia canonica, eccetera, eccetera. Poi ci siamo io, Adriano, oppure io o Adriano, che parliamo anche di altro, perché queste cose di cui parliamo noi adesso, una guida normale in Egitto non ne parlerà mai. Quindi ritengo veramente i nostri viaggi un qualcosa di molto particolare. Poi Adriano, so che aveva già accennato alla possibilità nostra di entrare nella grande piramide e di starci 2 ore dentro e fare magari tutto quello che si vuole per questo tempo, avendo accesso a tutte le camere, anche quelle chiuse al pubblico, come la camera sotterranea o la camera della regina. Veramente vi posso assicurare che non ha prezzo. E quindi voi l'avete già fatta questa esperienza di entrare nella grande piramide? Ce la vuoi raccontare? Siamo tutti orecchie. Sì, si è fatta più volte, è molto bello eseguire, si ritorna lì, un percorso, perché se si accede prima alla camera sotterranea, che quella rappresenta, è detta anche camera del caos, con diciamo delle informazioni che ovviamente prima dell'ingresso vengono date da me e da Adriano, si capisce anche cosa possa aver rappresentato quella serie di percorsi con quegli strani corridoi che sono all'interno della piramide. Se noi guardiamo in spaccato i corridoi della grande piramide, vediamo che somigliano in maniera incredibile ad alcuni, purtroppo non ce l'ho qui, te l'ho detto prima, ad alcune parti di quei testi di cui parlavamo prima. Ci sono delle camere, ci sono dei corridoi che effettivamente ricalcano quel percorso. Allora viene da pensare che la grande piramide facesse parte di un percorso iniziatico anche più grande di quello, tant'è vero che fuori della grande piramide, questo non lo sa nessuno, lo sanno i pochissimi, ci sono delle gallerie chiamate percorsi di prova che ricalcano le stesse gallerie che sono all'interno della grande piramide in scala ridotta. Quindi vuol dire che i sacerdoti compivano già quel percorso in modo da essere pronti a percorrerlo dopo, cioè il percorso in vita poi da ripercorrere nel dopo vita, per essere pronti, perché gli egizi stessi ci dicono che per eseguire questi passaggi e quindi essere all'altezza nel superare queste prove bisognava avere la conoscenza, quindi bisognava essere degli illuminati, tant'è vero che ci sono dei testi in cui il faraone stesso rimarca io conosco, lo ripete continuamente, come a dire ho studiato, l'ho vissuto, ho passato delle prove e quindi sono in grado di superare questo. Ecco, se si entra lì dentro, conoscendo questo, e magari avendo parlato prima di questi testi, di come si sviluppavano, e vi posso assicurare che è una un'esperienza non da poco. Anche perché quando si parla, per esempio, non si sta a parlare della camera del caos, cioè quella sotterranea di cui non parla praticamente mai nessuno, si può arrivare a comprendere cosa gli egizi pensassero del caos. In questi percorsi, e questo lo vediamo in certi testi, notiamo che appunto il defunto esegue delle prove, passa delle porte, arriva a un punto in cui c'è una camera, che è la camera di Sokar, che è il luogo più segreto in assoluto. Il testo ci dice che neanche gli dèi sono in grado di sapere. Questa camera è una sorta di portale fra il creato e l'increato, ovvero nel momento in cui ci fu la creazione per gli egizi, l'universo non era altro che un oceano di onde, un brodo di particelle elementari primordiali. Ognuna di queste aveva un nome, erano 8 queste particelle primordiali. Ebbene, da questo brodo d'energia
Dio decide di autocrearsi e quindi si esprime attraverso la prima collina. La prima collina, quindi la prima terra. In questo punto è il contatto fra il creato e l'increato, perché questo oceano primordiale rappresenta le acque del caos, che non sono state eliminate con la creazione, ma sono state escluse. Quindi abbiamo una bolla, anche disegnata proprio come una bolla. All'interno di questa bolla abbiamo il creato, separato, protetto e sacro, che è quello spazio che a noi è concesso di conoscere e di provare, di testare, di vivere, di morire, di rinascere, tutto all'interno di questa bolla. Al di fuori abbiamo il caos, il non creato, quello che per gli egizi era l'opposto della Maat, la giustizia, l'ordine cosmico, ecco, era chiamato Isefet, ed era il disordine. Ebbene, in quel punto abbiamo il contatto fra ciò che è creato e ciò che è increato. Lì abbiamo sia la purificazione per le anime dei giusti, e quindi una sorta di stagno di fuoco purificatore, sia lo stagno per la punizione dei dannati, e lì abbiamo la morte, quindi la morte dell'anima. Quel punto è rappresentato dalla camera del caos. Diciamo che queste sono cose che non troverete nei libri di storia, però se leggete i testi a fondo si può capire che probabilmente quella struttura, quelle camere, quei corridoi avevano questo senso, e che anche le camere, famose camere scoperte, le camere segrete, che sono state recentemente trovate gli strumenti a Muoni, forse hanno stanno a rafforzare questo discorso, perché cerco di spiegarmi, non è semplice. In quei corridoi che prima, di cui prima ho parlato, corridoi di prova, che sono fuori lì dalla grande piramide, ci sono riprodotte il corridoio d'ingresso, la grande galleria, che è quella che sale verso la cosiddetta camera del re, e poi nel punto dove c'è l'intersezione fra la galleria d'accesso e la grande galleria che sale verso la camera del re, c'è una galleria che sale verso la luce, che nella grande piramide non c'è. Però se noi sovrapponiamo questi percorsi di prova con la grande piramide, vediamo che questa galleria che sale verso l'alto va a coincidere con il famoso vuoto che è stato rinvenuto attraverso gli strumenti a Muoni all'interno della grande piramide. Quindi abbiamo un percorso che è fatto anche quando il visitatore entra, quindi l'ingresso, la grande galleria e la camera del re, sotto la camera della regina, sotto ancora la camera del caos. Poi abbiamo al di sopra dell'ingresso utilizzato dai turisti l'ingresso detto monumentale. Dietro hanno visto c'è un altro corridoio, quindi c'è un ingresso che arriva molto probabilmente a congiungersi con questa galleria, con questo grande vuoto, lo chiamano, rinvenuto tramite gli strumenti a Muoni, e molto probabilmente abbiamo così due percorsi, uno per il corpo e uno per l'anima, perché quello per il corpo lo puoi percorrere a piedi, l'altro è chiuso. Questa è una mia idea, anche questo non è scritto da nessuna parte, però i dati ci dicono questo, quei vuoti ci sono. E ti posso dire che io e Adriano siamo stati presi in giro a lungo su queste faccende, dei vuoti, le stanze segrete. E poi regolarmente, quando noi ce ne andiamo da lì e le telecamere si spengono, arriva il nostro caro Zaki Hawass e tutta la sua bella compagnia e vanno a sondare proprio là dove i due pazzi avevano magari indicato che ci potrebbe essere stato qualcosa. Per cui insomma, vabbè, io mi tengo il pazzo, però fatto sta che queste camere ci sono e sono state trovate. Senti Marco, c'è una domanda, ci sono diverse domande, ti leggo questa di Emanuele che dice: cosa ne pensa delle teorie secondo cui le piramidi fossero dispositivi progettati per conferire immortalità a creature aliene attraverso l'estrazione dell'assenza animica, una domanda lunghissima, di uomini sacrificati, poiché l'anima è appunto eterna, poi inserita nel corpo della divinità aliena? Allora, conosco questa teoria, non mi ci trovo assolutamente, non mi ci trovo assolutamente, perché i testi ci dicono altro, non perché non voglia
come dire, essere aperto anche ad altre teorie, conclusioni, però sì, teorie. Allora, diciamo che conosco questa teoria, ho anche rispetto per chi l'ha formulata, lo conosco anche, siamo anche amici, però ci sono alcune cose, diciamo, non tornano. Per esempio, lì si parla di grandi utilizzi di acqua che sarebbe dovuta essere presente nella grande piramide, acqua doveva scorrere da fiumi, passare, andare nella camera sotterranea, passare dalla grande galleria, ma il fatto è che la grande piramide è costituita per la stragrande maggioranza di pietra calcarea. Se, come dice questo signore, tutti gli anni, che poi non so da cosa sia stato tirato fuori, tutti gli anni i faraoni dovevano fare questa specie di ringiovanimento, diciamo così, dovevano passare all'interno grandi quantità di acqua, a quest'ora la piramide sarebbe sciolta, cioè non, è impossibile, anche perché la camera del caos sotto è composta esclusivamente da calcare, ci sono la stragrande maggioranza della piramide è composta da calcare ed è solamente rivestita in certe zone da lastre di granito. E poi appunto i testi ci dicono altro, cioè, quando si parla di piramidi, e questo ci tengo sempre a ribadirlo, gli egizi ce lo dicevano cos'erano. A me molto spesso me lo chiedono: cosa sono per te le piramidi, Marco? Beh, io dico, vi posso dire cosa erano per gli egizi le piramidi. Già il nome stesso piramide ci deriva dal greco, no? Piramide, ma probabilmente deriva dall'antico egizio peremus, che voleva dire l'uscita verso l'alto. E la piramide degli egizi aveva due nomi, uno era peremus, come ho già detto, e l'altro era mer. Allora, questo mer lo può tradurre sia come canale che come piramide, poi ha altre traduzioni, vabbè, qui si entrano troppo nel complesso. Però, in realtà, come abbiamo visto anche prima, la piramide era una sorta di macchina, fra virgolette, resurrettiva, macchina per la resurrezione. Attraverso questi mer canali avevamo una trasfigurazione da corpo morto a luce e avevamo la peremus, ovvero l'uscita verso l'alto. E quindi questi testi uniti alla disposizione delle camere e dei testi sulle pareti delle camere faceva sì che, per gli egizi ovviamente, ci fosse questa trasfigurazione attraverso questi mer canali e un'uscita verso l'altro attraverso questo peremus, quindi piramide. Non mi trovo, pur avendo grande simpatia per il personaggio, ma no. C'è invece Gianna che ci chiede, ma penso che tu abbia già risposto, però vabbè, leggiamo la sua domanda, te la faccio leggere, che abbiamo con una StreamYard, abbiamo la possibilità di leggere, di mettere le domande in sovraimpressione, ecco. Il mistero legato alla costruzione delle piramidi, sì, se ne parlava prima. Allora, io credo che le piramidi siano di fabbricazione ovviamente umana. Potremmo discutere sul quando alcune di esse furono erette, qui magari, allora, per le piramidi suddette, ovvero le piramidi di Giza, Cheope, Kefren e Micerino, ma anche le piramidi di Dashur, ovvero la piramide rossa, la piramide a doppia pendenza, io sinceramente qualche dubbio sulla datazione ce l'ho sempre avuto, e per me anche parlare di progetto Giza forse sarebbe più giusto, o meglio, non è detto che Cheope non abbia messo mano a quella piramide, la piramide di Cheope, ma secondo me è più probabile che il progetto sia partito da più lontano e che quindi faccia parte di un discorso più antico, così come più antichi sono questi testi. Quando parliamo dei testi delle piramidi, parliamo del testo religioso più antico al mondo, siamo circa nel 2400-450 avanti Cristo, ma questi testi compaiono all'improvviso e sono già talmente completi e complessi che è impossibile che siano stati creati solo in quel momento, dall'oggi al domani. Quindi chiaramente sono una tradizione molto più antica, proveniente da chissà quando, magari trasmessa anche per via orale prima di arrivare allo scritto.
anche perché esistono vari tipi di testi delle piramidi, non ce n'era uno solo, ce n'era più di uno. I faraoni della quinta dinastia e sesta attinsero a diverse tipologie di testi delle piramidi. Gli egizi facevano spesso questa cosa, di andare a pescare indietro, anche nell'Imi Duat, il libro di ciò che sta nella Duat, di ciò che sta nell'aldilà, abbiamo in una tomba, la tomba del faraone Tutmose III, l'esempio di questo Imi Duat, forse nella sua forma più bella, più completa. Ebbene, lo scriba che ha redatto quel testo lì ha proprio voluto far capire, lui l'ha copiato da un papiro. Tanto è vero che nei punti dove lui ha trovato il papiro rovinato, ha scritto Gemush, trovato, distrutto. E ha dato alle pareti l'aspetto di un papiro con lo stesso colore e lo stesso tipo di scrittura per far capire che lo aveva copiato. Quindi quei testi erano stati presi dai famosi, mitici, probabilmente archivi di Eliopolis, di cui tanto si parla in testi antichi. Oppure un testo come il Libro dei Morti ci dice che in alcuni punti gli egizi sono andati a prendere delle parti di quel testo dai blocchi delle prime dinastie. E ce lo dicevano gli egizi stessi. Quindi ci dicevano cos'erano le piramidi, ce le descrivevano e ci dicevano da dove avevano preso i testi. Però ovviamente dobbiamo anche capire che tanto loro hanno scritto su papiro e ovviamente il tempo non è il nostro amico e i papiri sono andati in gran parte distrutti. Però insomma abbiamo già molte informazioni, molte più di quanto si pensi. Ok, allora c'è quest'altra domanda. Puoi chiedere informazioni sullo Z, se realmente si trovano estrettori di granito a sette piani all'interno delle piramidi. Allora, per quanto riguarda lo Z o Jed, qualcuno, il primo fu Pinkerle, famoso ingegner Pinkerle, che ci disse che all'interno della grande piramide, non in tutte, ma all'interno della grande piramide, vi era questo pilastro, che era un simbolo importantissimo per gli egizi, appunto il pilastro Jed. Lo Jed all'interno della grande piramide, se così è, ha 5 stadi e non 7, e risponderebbero, secondo Pinkerle, alle 5 ere dell'umanità. Quello diceva Pinkerle è che quando si entrò nel periodo nell'era tolemaica, cioè il periodo greco, i sacerdoti entrarono dentro e aprirono un cunicolo e misero in contatto la quarta striscia dello Jed, che secondo Pinkerle si trova al di sopra della camera del re, con la quinta striscia al di sopra, perché si era entrati nella quinta era dell'umanità, il periodo del Cristo, perché l'era tolemaica siamo prossimi all'anno zero. Questa è la teoria più o meno di Pinkerle. Sicuramente il pilastro Jed è un simbolo importantissimo, tanto è vero vi era un antichissimo rito religioso che era chiamato appunto l'erezione, il sollevamento del pilastro Jed. Il faraone doveva prendere questo pilastro che nel periodo in cui l'umanità era caduta, lui lo doveva risollevare e riportare in posizione eretta. Si fa anche riferimento alla lotta fra Horus e Set e quindi alla caduta del genere umano. Puoi fare paralleli fra Set e Satana e quindi trovarci anche parte delle tradizioni del cristianesimo. Comunque il pilastro Jed rappresenta il ritorno dell'ordine, quindi il ritorno alla Maat, e anche la spina dorsale della divinità che rimette in contatto la terra con il cielo ed è quindi anche questo un simbolo di resurrezione e di stabilità. Quando il pilastro Jed è in posizione eretta, il caos è sconfitto, la luce ha vinto sull'oscurità e il giusto ordine cosmico riprende il suo cammino. Poi, se questa formazione in granito che è all'interno della grande piramide è realmente il pilastro Jed, nessun documento ce lo dice, siccome a me comunque piace sempre riferirmi a ciò che è scritto, e sicuramente se un giorno uscirà fuori qualcosa che ce lo indica, sarò il primo a dirvelo. Su questo ci potete mettere le mani sul fuoco. Bene, c'è quest'altra domanda. Volevo sapere se i corpi venivano mummificati in luoghi simili a caverne. Sì, vi erano dei templi per l'imbalsamazione,
quindi sì, veniva fatto a contatto con la terra. L'imbalsamazione poi era una cosa abbastanza misteriosa, nel senso che era una procedura in mano a pochi, pochissimo ci è stato tramandato, sappiamo pochissimo veramente sulle tecniche di imbalsamazione, non saremo in grado di riprodurle perché non conosciamo tutti i componenti, non conosciamo le percentuali con cui venivano messi, impiegati questi vari componenti, e ed è comunque un qualcosa che gli egizi, diciamo, facevano fatica a trattare. Per cui sì, veniva fatto in appositi templi nascosti, il corpo aveva una lunghissima procedura, i famosi 40 giorni sottosale, sali di natron, c'era la eviscerazione prima, una serie di procedure, litanie, eccetera, eccetera. Dopo un globale, un insieme di 70 giorni, il corpo veniva accompagnato alla sepoltura. Ovviamente, diciamo che la povera gente non poteva avere accesso a queste costosissime operazioni, 40 giorni sotto natron, eviscerazioni, trattamenti, 70 giorni, ma spesso e volentieri veniva seppellita, imballata da che mondo è mondo, e così, e messa semplicemente nella sabbia, e magari il clima egiziano aiutava a essiccare questi corpi, a conservarli. Però sì, avveniva in questo modo, avveniva in luoghi segreti, e veramente l'accesso era per pochissimi, solo il sacerdote e imballatore, così era detto, poteva avere accesso a queste segrete stanze. Ok, e quest'altra domanda? Vabbè, gli egiziani, allora, anche questa spesso mi viene fatta, il collegamento fra l'Egitto e l'Atlantide, lo abbiamo, no? Il Timeo e Crizia, e quindi la tradizione greca ci parla di questi sacerdoti egizi che si rapportavano a quelli greci dicendogli che, vabbè, voi in confronto nostro siete come infanti, noi abbiamo visto le origini del mondo. Gli egizi, allora, non ci parlano esplicitamente di Atlantide o di un continente perduto, ma ci sono alcune frasi nei testi delle piramidi che sono abbastanza misteriose. E ci parlano di luoghi e di popolazioni che sono scomparsi e che erano chiamati in questo caso Haunebut, che si può tradurre più o meno come coloro che stanno tutto attorno alle isole, o tutto ciò che sta attorno alle isole. Queste isole si possono interpretare male, diciamo, perché con il tempo gli Haunebut sono diventati gli abitanti delle isole del Mare Egeo, e quindi del nord rispetto all'Egitto nel Mediterraneo. Però ovviamente i testi delle piramidi vengono molto prima della nascita dei greci. E quindi questo fa riflettere, anche perché si parla di isole al confine del creato, si parla di grandi cerchi, si parla di luoghi misteriosi con una serie di popolazioni che poi sono scomparse, sono rimasti nomi come gli Henmemet, che erano il popolo della luce, potremmo definirli figli della luce, o altri che poi non ritroviamo più. Gli Egizi hanno tramandato la tradizione dei nove archi, che poco tempo sono divenuti i nove popoli storicamente nemici dell'Egitto. In realtà, molto probabilmente, in origine questi nove archi rappresentavano le nove razze primigenie che il primo re riunificò sotto un unico stendardo. Quindi alcuni richiami con Atlantide ci possano essere, anche qui però di esplicito non c'è niente. Questa domanda che mi sembra abbastanza interessante. Ma come si può pensare migliaia di anni fa vi fosse una tale capacità progettuale e ingegneristica? Credere sia frutto di mente umana è davvero difficile. È perché noi pensiamo con la nostra di mente. La mente umana ha degli aspetti che ci sono nascosti. Io credo che quando parlo degli antichi egizi mi viene da rapportarli, anche se sembra strano, molto di più agli indiani d'America, anche se sembra strana questa cosa, che non ad altri popoli, per esempio ai babilonesi. Non hanno niente a che vedere con i babilonesi, ma sono più vicini
agli indiani d'America erano molto spirituali, specialmente i primissimi egizi, altamente spirituali. Tutto quello che facevano in vita era fatto per il dopo vita, tanto è vero che costruivano i mattoni di paglia e fango, ma i templi facevano in duro granito, per fare un esempio, quindi dedicavano tutto al dopo. Era un popolo altamente spirituale, quindi è probabile che avessero magari capacità che noi oggi non abbiamo, che non conosciamo. Quindi quando si parla di tecnologia, io credo che, a parte che ci sono strani segni nelle zone delle piramidi, sia che tu vada ad Abu Sir, per esempio, o che tu vada a Giza stessa, di segni, di strumenti, potremmo chiamarle carotaggi nella pietra, segni di casseformi percolata di cemento, cioè cose abbastanza strane che effettivamente fanno un po' riflettere. Per esempio, io quando parlo di tecnologia, come è stata costruita la Grande Piramide, parlo sempre di tecnologia mista. Probabilmente non è stata utilizzata solo una tecnica per erigere la Grande Piramide, ma è stata eretta nel tempo e con più tecniche. Perché è vero ci sono le impronte di cassiformi, è vero che ci sono segni appunto di lavorazione abbastanza strana per l'epoca, e ci sono anche internamente alla piramide segni, per esempio, di ferro. E a quei tempi sappiamo che gli egizi il ferro non lo lavoravano. E sono tante le cose che danno da pensare e da riflettere. Però mi concentrerei di più sulle capacità che magari da un punto di vista, diciamo, avevano forse il terzo occhio più aperto rispetto al nostro, perché era un linguaggio caro magari a voi, no? Argomenti che trattate spesso voi. In questo bellissimo gruppo, e quindi forse più che tecnologia intesa come la intendiamo oggi, era un qualcosa di diverso, anche perché certi testi vanno, accompagnano questo discorso e vanno in questa direzione. Per cui ti leggo questa, che voglio dire, sembro di capire che tu non sei d'accordo, ma comunque ecco qua questa. Sì, no, lo so che è una cosa. Oppure anche questo è molto simile, no? Sì, sono domande simili. No, non erano alieni, erano uomini sicuramente con grandi capacità, e che molte delle quali forse noi, appunto, come dicevo prima, non le conosciamo, ma avevano delle conoscenze esoteriche nettamente superiori rispetto alle nostre. Credo che lì sia il nodo di tutto, appunto le origini, quell'alba delle origini che rammento nel libro. C'è questa domanda che penso sia abbastanza interessante. Sì. Sì, molte, ora ce ne sono anche altre, non ricordo il nome, parlano di vite passate, esperienze in antichità vissute appunto in Egitto, crani allungati. Per chi crede a queste cose, io ci credo, non è che non ci credo. Come dico sempre, preferisco andare sul testo. Non ho neanche grandi conoscenze in questo campo, forse tu sei molto più bravo di me, anzi tolgo il forse, e non ho grande esperienza in questo senso qui. Ci sono molti racconti di questo tipo, ci sono strane storie, anche molti che vengono con noi in viaggio hanno forti sensazioni in determinati luoghi, ci sono state reazioni strane, ci sono state cose particolari, per cui può essere benissimo. Indubbiamente l'Egitto è un luogo di grandi energie. Se pensi che per gli egizi la terra è nata lì, nel senso che il primo colle è sorto dall'oceano primordiale in quel punto.
Tanto è vero che molto probabilmente c'è la mia moglie, mi sta spostando tutto qui, scusatemi, ho perso il punto. Eccoci. Dove ero rimasto? Perché mi ha fatto perdere il filo. Stavo dicendo. Parlavi della... non mi ricordo. Stavo leggendo le altre domande. Le esperienze vissute durante i viaggi. Sì. No. Senti, allora volevo chiederti, allora parlaci un momento del tuo primo libro, quello di cui volevamo parlare, cioè scusa, dell'ultimo libro, di cui non hai la... non ce l'hai perché li hai venduti tutti. Allora, l'ultimo libro, in pratica gli argomenti di cui ho parlato all'inizio ne fanno una traccia, nel senso che si parla del termine Dio, si cerca una comparazione fra testi ebraici che dal punto di vista esoterico sono molto vicini a quegli egizi. Si va in cerca dei percorsi di cui parlavo prima e quindi è anche un modo per cercare di capire come gli egizi vedessero certi, come si rapportassero a certi argomenti. Non è che pretendo di dire quella sia una guida, per carità, però diciamo che è un libro che prova, quantomeno l'ho scritto, provando a guardare quel mondo con gli occhi di allora. So che è molto difficile, questo magari mi prende in giro su questo, diciamo, come può pretendere di vedere con gli occhi di allora? Ebbene, leggendo quei testi, dall'originale, secondo me, con molta difficoltà, qualcosa si riesce a capire, anche perché sono parti di noi, comunque, l'archetipo è qualcosa che tutti abbiamo dentro, e in fondo ogni geroglifico io lo apro come se fosse una scatola e mi racconta realmente quello che per loro era quell'argomento. Il geroglifico nasce come simbolo. Comunque. Senti Marco, ci vuoi raccontare una cosa che ti ha lasciato assolutamente di stucco, proprio meravigliato, una volta che hai aperto, dove siete andati in una tomba, che ti ha lasciato con la bocca aperta? È una domanda che mi è appena arrivata. Allora, le esperienze sono molte. Io dico sempre che più che una, a parte la tomba di cui ho parlato prima, l'ingresso all'interno della tomba di un sacerdote lettore dell'antico regno, perché è stata una botta veramente incredibile, e è stato l'arrivo, questo molti anni fa ormai, ahimè, nella zona di Dashur. La zona di Dashur non è lontana dal Cairo e da Saqqara, è la zona dove si trovano la piramide detta a doppia pendenza o piramide imperfetta, quella fatta un po' romboidale, e la piramide rossa attribuita al faraone Snefru. Ecco lì, quello è un luogo che anche per il fatto di essere un po' fuori dalle rotte turistiche, diciamo, che richiama un po' Marte. Io tutte le volte ripenso a quel giorno lì, mi ho detto, io sono sceso su Marte. Mi accade anche una cosa un po' strana, questo mi accade un po' tutte le volte che vado in Egitto, mi saltarono contemporaneamente telefono, la macchina fotografica, e poi cos'altro mi accade, non ricordo, insomma mi accaddero un po' di cose a livello tecnologico. E quello che noi lavoriamo con l'energia è quello che noi chiamiamo un campo energetico forte, no? Un vortice energetico che ha fatto sì che ti fa saltare tutti i dispositivi elettronici. Eh sì, infatti quello è un luogo senza tempo. Se io lo devo definire, quel punto lì specialmente è un punto senza tempo. Un po' tutto il Cairo, quindi ovviamente spogliandolo dei milioni di turisti che solitamente, ora, tranne adesso ovviamente, che ci sono, ma sia la piana di Giza, ma secondo me ancora di più Dashur, è un luogo senza tempo. Volevo fare un piccolo riferimento appunto a un geroglifico,
la rivelazione del divino per gli egizi era in un geroglifico. Due leoni, non so se l'avete mai visti, messi di spalle, quindi due sfingi vere e proprie, messe di spalle, al centro delle quali abbiamo il simbolo dell'orizzonte. Il simbolo dell'orizzonte che dà vita al sole. Allora, questi due leoni erano anche chiamati Sef e Duau, ovvero ieri e domani. Al momento della creazione, il creatore, in questo caso della tradizione leopolitana, Atum, chiamato così, crea per primo la linea temporale e ci mette i due leoni, che sono ieri e domani. Quindi abbiamo un punto centrale che non è manifesto e abbiamo lo ieri che guarda in una direzione, il domani che guarda nell'altra. I due non si possono vedere, ma si danno le spalle, perché lo ieri e il domani non solo non si possono vedere, ma in realtà neanche esistono. L'unico punto che esiste è quello che è, che poi possiamo ritrovare anche nel tetragramma ebraico, se vogliamo, ed è quello al centro, è il punto dell'alba, la luce, la rivelazione. Quello è un non tempo. Quindi in realtà si rivela nel qui e ora, ma già un istante dopo non c'è. E quindi questa sensazione. Bello, bellissimo. Senti, ti faccio leggere l'ultima domanda, se ci puoi rispondere. La costellazione di Orione per gli egizi rappresentava Osiride, sì, la divinità di Isis. C'è l'allineamento delle tre piramidi, sulle stelle della cintura di Orione e sulla teoria che sia un portale. Allora, Orione era centralissimo nella religione stellare egizia, tant'è vero nei testi delle piramidi, il re diviene un Osiride in Orione. Quindi ecco il collegamento. Osiride resta a regnare con il corpo nell'oltretomba e la sua manifestazione, il suo Ba, si esprime con la costellazione di Orione. Le tre stelle della cintura addirittura potrebbero rappresentare la corona bianca di Osiride, e quindi la corona bianca per gli egizi era la mazza di Horus, ovvero quell'arma con cui il dio vinceva attraverso la luce contro il buio della morte. La correlazione con le tre stelle, a mio avviso, c'è. Per questo parlo di progetto Giza, perché probabilmente è partito da prima. La correlazione delle tre stelle c'è. Se noi guardiamo, trovandoci idealmente con le spalle rivolte al mar Mediterraneo, quindi noi siamo seduti nel delta del Nilo, e guardiamo le tre piramidi e guardiamo il loro riflesso in cielo, perché è così che bisogna guardare, perché per gli egizi l'Alto Egitto era la fonte del Nilo, non il delta. Quindi guardando la fonte del Nilo, quindi guardando l'Alto Egitto, le tre piramidi di Giza corrispondono alle tre stelle della cintura d'Orione. Ora, se questo è un caso, mi sembra abbastanza strano, perché ne parlano in continuazione in tutti i testi. Osiride era centrale, Orione è centrale. Quindi sì, per me c'è una correlazione tra le tre stelle e le tre piramidi di Giza. Bene. Marco, noi ti ringraziamo per questa serata insieme, è stata una serata molto interessante, tantissime persone ci hanno seguito e tante altre ci seguiranno dopo. E c'è un'ultima cosa che vuoi raccontare, che vuoi dire ai nostri telespettatori? Ma l'unica cosa che ci tengo a dire è, se già non lo fate, di leggere Fenix. Edita il mio amico Adriano, è stato da voi, e le altre sue riviste, X Times, l'ultima uscita, anche Hera, però leggete Fenix, perché forse è l'unica rivista, non perché ci scrivo io, ma perché l'unica rivista che tratti di certi argomenti di confine senza vergogna, diciamo così. E un'altra cosa, appena possiamo ripartire, e si spera di farlo fine dicembre, primi gennaio, venite con noi in Egitto, perché vi assicuro che non è un'esperienza come le altre, non è un viaggio
come gli altri, e chi è venuto con noi torna, ritorna e ritorna. Sicuramente verremo, ci sono già state delle persone che ci hanno scritto che vogliono andare, che vogliono venire, e poi c'è Maria che è stata già con voi, credo diverse volte, che è qui questa sera, che ci sta parlando, che ci sta scrivendo, quindi appena ci libereranno verremo sicuramente. Ciao Marco, grazie, grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie. E grazie per essere stato con noi. Grazie. Ciao, arrivederci, ciao. Grazie mille, ciao, ciao a tutti, buona serata. Ciao, ciao, buonasera.